di crescita che oggi purtroppo non si vede e che la nostra impressione sia in qualche modo un governo che con il suo Presidente del Consiglio continua a dare slogan non curante di quella che è una condizione invece grave che stiamo cercando di affrontare, ma su cui non vediamo in questo momento percorsi di sbocco. Per tutti questi motivi il nostro sarà un voto comunque negativo su questi documenti, non tanto evidentemente sulla stesura tecnica, sulla fotografia di ciò che è accaduto, quanto piuttosto su tutti i dubbi che abbiamo rispetto alle ragioni che ho qui solo in parte rappresentate. Grazie Presidente. Grazie a lei, collega Giorgetti. Adesso il collega Vincenzo Caso, prego. Grazie Presidente, le chiedo la facoltà di poter depositare il testo. È autorizzato. La ringrazio. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Facoltà di replicare in sostituzione del relatore per entrambi i disegni di legge, il vicepresidente Fanucci. Si riserva in altra fase. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo. Prego. Grazie, signor Presidente. Cercherò rapidamente di avanzare qualche osservazione sugli interventi che ho ascoltato, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti. In primo luogo vorrei rispondere alla sollecitazione che è venuta dal deputato Melilla a proposito della presentazione che io apprezzo al di là dei problemi di tipo regolamentare, di un emendamento per sottolineare l'esigenza di mettere nel bilancio le risorse necessarie per tutti gli interventi che si riterranno utili nell'immediato nelle zone e per le popolazioni vittime del terremoto. Vorrei sottolineare, come del resto almeno in parte è stato notato nell'intervento del deputato Melilli, che la scelta più rilevante contenuta nel disegno di legge di assestamento è il forte, consistente rifinanziamento del fondo per gli interventi determinati da esigenze indifferibili. Vorrei quindi su questo punto rassicurare il